Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vedremo come poter registrare da una radio SW, cioè ad onde corte, short waves, utilizzandone una non materialmente presente, come le classiche radio, cioè che non abbiamo, ma utilizzandone una web-based. Grazie a delle tecnologie particolari che poi magari a cui andremo a fare accennare dopo. E vedremo anche l'utilizzo dell'utilità stereo mixer della nostra scheda audio in modo da poter automaticamente registrare tutti i suoni provenienti dal computer, nonché la radio stessa. L'indirizzo che dobbiamo digitare è questo. Ed ecco la radio che si presenterà. Andiamo a vedere subito il pop-up Java. Questa è un'applicazione che funziona in dual mode, sia con tecnologia Java che permette di poter utilizzare qualsiasi tipo di browser, anche non molto recente, sia in HTML5, che sono delle versioni che il creatore di questa pagina, che è un ricercatore dell'Università di Twente in Olanda, ha fatto. Però noi andremo a utilizzare per ora l'applicazione che si avvale della tecnologia Java. Vi potrà uscire un pop-up che è simile a questo, altrimenti potrebbe uscirvi un pop-up in estensione qui sulla barra dei preferiti, subito sotto la barra dei preferiti, che vi chiede di eseguire o non eseguire questa pagina, diciamo. Per cui voi andate a cliccare tranquillamente su Eseguila sempre, perché non c'è nessun problema di sicurezza. Stessa cosa andrò a fare io con questo pop-up. Potrebbe aprirsi un altro pop-up invece, un pop-up che vi chiede di aggiornare il plugin Java perché quello presente sul vostro computer potrebbe essere obsoleto. Aggiornatelo tranquillamente, seguite le normali procedure di una installazione e date sempre ok, sempre avanti senza settare nessun path o nessun percorso diverso da quello che vi indicherà nel pop-up di installazione. Ok, andiamo a eseguire. Ecco, come potete sentire in sottofondo si sente un rumore bianco che è proprio quello della sintonia. Ora, noi per sicurezza, questo è il volume, sentite, noi per ovvi motivi di fastidioso rumore in sottofondo lo andiamo a bloccare, poi vi spiegherò e ritorneremo qui. Allora, dicevo che questo software funziona grazie cioè che grazie alla tecnologia SDR noi possiamo ora avere dei ricevitori che non sono più hardware, ma che sono quasi tutti software, come questo. Questo in realtà quello che vedete è proprio la foto effettiva. È stato creato ed è online ormai da parecchio tempo. È stato creato da un ricercatore appunto di questa università che si trova in Olanda. Questo è il cavo dell'antenna e l'antenna si trova su questo edificio di questa università a circa 20 metri d'altezza. Questo è proprio l'hardware. E poi qui vediamo invece la connessione al server che poi si preoccupa di inviare online il segnale tramite un software particolare. Se avete voglia di leggere, qui è spiegato tutto molto chiaramente. Questo software praticamente permette a più utilizzatori nel mondo che si collegano sempre a questo indirizzo di sintonizzare a loro piacimento la radio, per cui è ottimo se pensiamo che non dobbiamo spendere niente per avere una ottima radio con tutta la gamma delle onde corte, ma non solo quelle, presente. Andiamo subito a dare un'occhiata. Ora io ho abbassato il volume.
Allora, qui abbiamo la modulazione di frequenza. Qui possiamo o digitare, ecco, e vedrete che questo cursore si è spostato. Qui appunto possiamo a nostro piacimento spostare il cursore. Ecco, vedete, basta draggarlo e spostarlo. Qui vedete va anche oltre perché qui vedete, io ora mi sto muovendo con la rotellina del mouse per avere altre frequenze. Ecco, riportiamo alcune volte vi sembra di non poterlo prendere, il cursore vi dovete posizionare in un punto preciso. E potete sintonizzare, oppure poi potrete avere qui la sintonia fine, col meno, per cui ascendere, ancora più fine. Chiaramente questa è un po' più grossolana, mentre con il primo meno indica quella più fine, e così a salire. Il primo più, quella più fine, vedete, saliamo di poche frequenze su, e così via. Questo ci fa fare dei balzi più notevoli, e questa ancora più notevole. Queste sono le bande che possiamo utilizzare. Come vedete c'è anche l'FM, c'è anche la M, perché si potrebbe preferire la M per registrare. Per cui voi potrete cambiare semplicemente cliccando. Come vedete qui cambiano i kilohertz, le frequenze, insomma, i decibel, eccetera. Penso che questo si riferisca ai decibel, ora non so. E abbiamo la USB, AM, FM, LSB, eccetera. Anche qui con questi tasti possiamo spostarci, vedete, cambia la banda in su o in giù velocemente. Con questo alziamo il volume, con questo il mute. Blocchiamo momentaneamente l'ascolto della radio, lo squelch praticamente, un attimo, facciamo uscire, ecco, blocca praticamente, se non c'è segnale blocca il rumore praticamente, mentre questo ci blocca invece i vari beep che si ascoltano, perché potremmo sintonizzarci anche su emissioni Morse. Di conseguenza possiamo bloccare tutti i vari beep che si sentono, sono dei filtri in realtà questi, semplicemente cliccandoci su. Qui vedete tutti gli altri utenti che sono collegati nei vari momenti. E non solo, siccome c'è la possibilità di memorizzare, ecco, per esempio, guardate, qui qualcuno ha memorizzato una stazione che è di suo interesse. Se noi clicchiamo su, vedete che il puntatore si andrà immediatamente. Qui possiamo anche allargare o allungare per stabilire i kilohertz, eccetera, insomma. Fate un po' voi tutte le prove. Qui c'è un'altra memorizzazione. Noi stessi possiamo memorizzare. Questa è una funzione molto utile. Ecco qui. Questo bottone richiama quello che noi abbiamo memorizzato. Questo la cancella e questa la memorizza. Se noi vogliamo memorizzare, che ne so, abbiamo del materiale utile alla, che ne so, alla 14.590,50, lo digitiamo come ho fatto io adesso, dopodiché clicchiamo su Store. Come vedrete, qui alla 14.950 si è posizionato immediatamente. Se noi vogliamo, quando andremo a riaprire, vogliamo riposizionarci velocemente su quella banda, non dobbiamo fare altro che cliccare. Ecco che il cursore, ecco, ve lo faccio vedere. Clicchiamo, il cursore si posiziona immediatamente sopra. Per cui non dobbiamo fare altro che provare ad andare da una parte all'altra più o meno velocemente per cercare di individuare possibili segnali di nostro interesse. Dopodiché possiamo anche cancellare quello che abbiamo fatto.
Se vogliamo riscrivere, basta che clicchiamo su Store e scriviamo, per esempio, che ne so, Pippo, per ricordarci. Automaticamente con Store verrà, come vedete qui, e possiamo richiamarlo. Ora noi lo cancelliamo. Niente, andando sotto potete vedere una chat in tempo reale. Qui potete, questi sono la velocità praticamente del display qui che vediamo, per cui niente di particolare. La grandezza, small, medium and large. E questa è semplicemente la diversa visualizzazione, il colore, per cui niente. Con questo nascondiamo tutto, nascondiamo tutto ciò che riguarda le frequenze. Ecco, non mi pare ci sia nient'altro da dirvi. Questi sono alcuni database relativi che vi aprono delle relative pagine in cui potete andare a dare un'occhiata se volete. Questo è il logbook per dare dei vostri commenti, delle vostre impressioni, ma niente di particolare. Se avete un computer, se avete un browser aggiornato, potete provare la versione HTML5, che sono, diciamo, le ultime versioni con cui girano i più recenti browser, che vi darà un altro tipo di visualizzazione. Sono solo prove da fare, però, per esempio, come in questo caso lo dice, mi dice che il mio browser supporta. Sembra che il mio browser supporti, io lo so perché ce l'ho aggiornato. Il mio browser supporta l'HTML5. Io potrei scegliere di avere una visualizzazione un po' più moderna senza starmi a sottoporre ai vari, diciamo, controlli di Java. Però ho utilizzato questa per ora. Niente, continuiamo adesso invece con un'altra cosa. Vediamo come installare i driver della scheda audio per registrare con Stereo Mixer. Allora, quello che dovete fare è controllare qui sotto alla barra delle applicazioni e vedere come controllare se i vostri driver sono aggiornati. Tenete presente che potrebbero non essere aggiornati, per cui non visualizzereste la dicitura messaggio stereo. Il messaggio stereo serve per registrare i segnali direttamente in Audacity, che è un software di registrazione molto particolare, utilizzabile liberamente e che ci permette appunto di esaminare le singole registrazioni e di applicare dei filtri molto molto utili che possono migliorare di molto la registrazione e di conseguenza vedere se è di nostro interesse. Allora, la prima cosa da fare è verificare se con Windows Update verificare se i vostri driver sono installati ultimamente, sono installati gli ultimi driver. Perché che succede? Con i driver che normalmente Windows installa, quelli del sistema operativo, la dicitura Stereo Mixer potrebbe non comparire, di solito non compare. Allora noi dobbiamo direttamente intervenire sui driver della nostra scheda audio e vediamo come si fa. Praticamente dobbiamo andare da gestione dispositivi. Allora andiamo a vedere ora la scheda audio come è settata. Come vedete, potete vedere qui ci sono due icone. Questa è l'icona relativa ai driver effettivi che il sistema operativo, nel mio caso Windows 7, installa. Questa invece è l'icona relativa alla gestione, ai driver relativi alla scheda audio. Nel mio caso, ma nel caso di tantissimi utenti, si tratta della Realtek.
Sicuramente anche il vostro. Allora, che dobbiamo fare? Innanzitutto dobbiamo andare a vedere se compare la parola, diciamo, la device messaggio stereo, che è questa. Se non compare, dobbiamo fare in modo che compaia. Allora, andare dal pannello di controllo e andare a cercare le icone su per giù, sono simili a quelle di XP, un po' più vecchie, però le diciture sono quasi sempre le stesse, facili da rintracciare. Dobbiamo trovare tutto quello che riguarda la gestione del nostro sistema. Per cui un attimo, che qui non la sto trovando. Eccola qui, sistema. Se apriamo, si aprirà tutta una serie nella gestione di dispositivi, bisogna andare, e bisogna andare a individuare, ora vediamo ora che si apre, i nostri dispositivi audio, che è questo. Facendo il tasto destro, cliccando col tasto destro in proprietà, vediamo, è proprio lui. Apriamo. Ecco, nel mio caso si tratta della Realtek, sono installati come infatti io sapevo, sono installati vari tipi di driver, tra cui anche quelli della scheda audio. Se non dovesse essere. Se facendo col tasto destro sopra, in proprietà, ecco, se non dovessero essere aggiornati, li potete aggiornare da qui. Allora ripetiamo, tasto destro, aggiornamento software e driver, e cerca automaticamente driver aggiornato. Fate questo perché lui scansionerà il computer anche direttamente su internet. Da qui li prenderebbe dal computer, per cui potrebbe ripristinarvi o riproporvi quelli, o dire che è già installato, riproporvi quelli del sistema. Per cui dovete cliccare cerca automaticamente driver aggiornato. Ok, vediamo allora ora come andare a trovare i driver Realtek per i sistemi Windows, che sono, diciamo, quelli più diffusi, per cui si presume che sia installato sul nostro come device, sul nostro come hardware, insomma, sulla nostra workstation. Notebook, eccetera. L'indirizzo da digitare è questo, un po' lungo. Ecco che ci troviamo immediatamente nella sezione degli High Definition Audio Codecs. Accettate e cliccate su Next. Qui abbiamo tutti i software in ordine cronologico dall'ultimo aggiornamento effettivo, fino a quelli più per i computer un po' più datati. Per chi dovesse avere Windows 7 o Vista a 32 bit, badate bene, il sistema a 32 bit, che sono quelli un po' meno recenti, ecco, diciamo, ma ancora molto, molto diffusi, va bene questo driver. Non dovrete altro che fare che scaricarlo da uno di questi mirror qui. È indifferente. Di regola si scarica da quello più vicino alla nostra area geografica, ma in base alla connessione non ci dovrebbe essere problema, cioè, i problemi potrebbero essere di più o meno di velocità di download. Allora, per chi ha il sistema a 32 bit, può cliccare su una singola di questi link. Ecco, vedete che si aprirà una finestra di download, ecco qui. Fate salva e poi salvatelo sul vostro desktop e lanciatelo come una normale applicazione.
64 bit è questo, per chi dovesse avere sistemi operativi più datati, Windows 2000, XP, eccetera, sempre 32 e 64, qui non c'è problema. Tenete presente che questo è un executable, per cui una volta lanciato avrà estensione exe, exe, per cui cliccatelo e parte immediatamente l'installazione. Questo è in formato zip. Io vi consiglio di scaricare questa e non la zip, però fate un po' voi poi in base alle vostre preferenze. Qui abbiamo invece i driver per chi dovesse avere l'ultimo sistema operativo, l'8 o l'8.1. Stessa cosa, questo è indifferente, vale sia per il 32 che per il 64 bit, per sistemi a 32 o 64. Stessa cosa, executable oppure zip file. Per chi dovesse avere invece la ATI HDMI come audio device, computer diciamo recenti, potrebbe scaricare questa. Questa qui invece è per computer molto datati. Questa infatti vedete funziona in legacy. Il legacy mode praticamente serve per far sì che alcuni software possano funzionare su computer appunto datati. Qui invece abbiamo per i sistemi operativi, per le distribuzioni Linux, potete scaricare tranquillamente questi. Tutto qua. Lanciatelo e vedrete poi apparire sotto un'icona che eccola qui che potrebbe essere più o meno un attimo. Vediamo. Ecco. Questa, diciamo, è la più recente, però l'icona potrebbe essere simile a questa, ma di un altro colore, di un colore beige, ecco, su per giù, oppure un'altra variante. Cliccandoci su avremo immediatamente la regolazione del volume e i settaggi. Vedete? Io qui ho il microfono e il missaggio stereo. Se volete vedere tutti i messaggi e configurarli e trovare tutto, ecco che dovete cliccare col tasto destro, non sinistro, e praticamente cliccare su controllo volume per dare un'occhiata ai volumi presenti, oppure dispositivi audio. E qui abbiamo la stessa interfaccia di prima, registrazione e riproduzione. Ecco, vedete io attraverso gli altoparlanti e la cuffia, per cui è settato questo, registrazione, microfono e ok. Il messaggio stereo in questo caso è bloccato, cioè non può ricevere l'input della mia voce proveniente dal microfono. Questo perché quando poi andremo a registrare le tracce, non dobbiamo avere nessun tipo di disturbo, per cui con questa modalità, con quella che vi ho indicato prima, in modo da bloccare completamente il microfono, noi non avremo nessun tipo di interferenza esterna, ma verranno registrati solamente suoni derivati dal computer. Per cui quando andremo a registrare i nostri file audio, avremo semplicemente i nostri file audio, le ispezioni registrati dal nostro ricevitore web-based, riceveremo solo segnali provenienti dall'interno del nostro computer. Questo è tutto. Ok. Successivamente,
facciamo finta che il tutto è aggiornato. Per quanto riguarda XP, chi ancora utilizza questo sistema operativo, deve andare sempre sulla sua sull'iconcina che vedrà, che è diversa, non è bianca ma è color grigio, si vede proprio un woofer color grigio. Cliccare su opzioni e proprietà. Cliccando sempre sul tasto con tasto destro avrà tutto. Non ci saranno queste voci, ma saranno simili. Io procederò con la modalità che potrà utilizzare chi usa Windows 7, ma Windows XP è molto simile. Per cui andiamo con tasto destro e apriamo dispositivi di riproduzione. Anzi, iniziamo da dispositivi di registrazione, per cui tasto destro, dispositivi di registrazione. E diamo un'occhiata ai dispositivi. Per prima cosa bisogna attivare tutti i dispositivi presenti nella nostra macchina. Potrebbe non darveli. Allora, con tasto destro, cliccando su una delle qualsiasi voci con tasto destro, dobbiamo cercare mostra dispositivi disattivati e mostra dispositivi disconnessi. Di conseguenza ce li farà vedere tutti, così come si vedono qui. Ciò che potrebbe comparire subito dopo potrebbero essere questi, però vedete questo che è disattivato, è color grigio. Potrebbe comparirvi anche messaggio stereo, sicuramente comparirà così come disattivato o disabilitato. Allora dobbiamo andare ad attivarlo. Per cui non facciamo altro che cliccare, ecco, io faccio l'esempio, in questo caso abbiamo una device disabilitata, tasto destro e cliccare su abilita. Una volta abilitato comparirà come voce, non comparirà più in neretto, in grigetto, ma comparirà come effettiva. E, che facciamo dopo successivamente? Dobbiamo impostarla come dispositivo predefinito, sempre tasto destro. Scomparirà questa voce, una volta cliccata su, diventerà così, ecco, proprio con questa icona. Io non le ripeto per non stare a sballare di nuovo tutto, ma è molto facile. Ripetiamo, tasto destro, imposta come dispositivo predefinito. Vedete, io mentre parlo, questo è il dispositivo predefinito perché mentre parlo si muove il segnale che rileva il mio audio. Stessa cosa al microfono, in questo caso è già abilitato, e anche il microfono verrà settato come dispositivo di comunicazione predefinito. Le voci sono due, imposta come dispositivo predefinito, imposta come dispositivo di comunicazione predefinito. Per cui dispositivo predefinito sarà messaggio stereo, disposizione di comunicazione predefinito sarà il microfono. Niente, fatto questo, siamo pronti. Siamo pronti a utilizzarlo, però potrebbero essere necessarie altre configurazioni. Allora che facciamo? Andiamo per esempio in riproduzione, ecco, facciamo così, tasto destro su altoparlanti, clicchiamo su proprietà e si aprirà questo tab. Andiamo su livelli. E da qui potremo gestire tutti i livelli. Allora che facciamo? Mettiamo Realtek HD Audio Output al massimo. CD Audio lo possiamo mettere al massimo. Microfono possiamo metterlo, diciamo, sui 90-92. Linea in ingresso anche 93. Ecco, settateli un po' tutti così come vedete. Per cui possiamo andare tranquillamente tutti quasi al massimo. E diciamo possiamo potremmo andare a controllare anche
affari qua, con questo, cui mi raccomando, Cina rossa. Possiamo andare ora invece dalla questi sono dei filtri, lasciateli stare perché sennò avrete degli effetti. Diciamo l'avanzato, lasciatelo così, cliccate su consenti all'applicazione di assumere il controllo esclusivo del dispositivo eccetera. Livelli ritorniamo, in generale troverete su giù, queste potranno un po' differire. Perché è necessario avere sia microfono che missaggio stereo impostati? Perché voi potrete utilizzare il microfono così facendo con altri, software tipo Skype o Google Hangout per cui parlare. Nello stesso tempo utilizzare cosa che non potreste fare se questo non fosse settato come dispositivo di comunicazione predefinito. È messaggio stereo per registrare i suoni provenienti dal computer, per cui per registrare i suoni provenienti dalla radio ad onde corte che abbiamo visto prima, web-based. Che altro dire? Ecco, chiudendo qui, nel caso in cui aveste anche voi il settaggio direttamente della Realtek, il volume principale deve essere messo, volume principale diciamo quasi al massimo. Microfono, attenzione, anche qui andate a controllare quasi al massimo. Missaggio stereo è attivato, perché se no qui ci sarebbe un'altra spunta. Diciamo, la qualità, quella come un CD va bene, per cui nient'altro, chiudete tranquillamente. E che altro da dire? Non mi pare ci sia altro. I settaggi con XP sono simili, però se avete problemi magari sul forum chiedetemi qualsiasi cosa, insomma non ci sarebbero problemi. Andiamo ora invece a vedere Audacity ci permette di Ecco, è questo, è un editor per registrare audio ed è importantissimo. Questo è l'indirizzo audacity.sourceforge.net/lang, eccetera, it, però ce l'avete qui. Scaricate questo cliccando, perché se Windows, si presume che abbiate un sistema operativo Windows, si aprirà semplicemente il tab, lo scaricate sul desktop per comodità, ve lo ritrovate e seguite la normale procedura. Andiamolo a vedere, io ovviamente ce l'ho già installato. Vediamo, eccolo qui. Eccolo qui, è questo. Semplicemente che cosa fare? Per esempio, vediamo subito come si registra. Allora, per prima cosa vediamo qui in questa linguetta deve essere settato missaggio stereo. Vedete, ce ne sono diversi. Mi raccomando, missaggio stereo. Qui potete lasciare stereo due canali. Come driver audio principale lasciate questo perché è quello che lo prende direttamente dal sistema, per cui è quello che già voi avete settato. E questi devono essere Windows Direct Sound, non utilizzate WMI, ma utilizzate questo, Windows Direct Sound. E ora andiamo a vedere come fare per registrare. Normali comandi, pausa, riascolto, lo stop, registra, tutto avanti, tutto indietro. Allora andiamo sulla nostra radio. Allora, quella era. Ecco
Allora, ritorniamo sulla nostra radio web-based. Ok, diamo le segui. Ecco, come sentite adesso, c'è sottofondo il, come abbiamo detto prima, ora mettiamo il mute. E apriamo Audacity, lo minimizziamo, togliamo il mute, riprendiamo Audacity e iniziamo a registrare, molto semplice. Ecco che già dalla banda iniziate a vedere quello che sta registrando. Se noi avessimo cambiamo. Se c'è qualcosa, qui c'è qualche minimo segnale. Facciamo finta che stiamo registrando. Con questo stoppiamo, vediamo quello che vogliamo andiamo ad analizzare quello che abbiamo registrato. Mettiamo il mute. Riportiamo indietro e clicchiamo. Ecco che già dalla banda iniziate a vedere quello che sta registrando. Ok, vediamo ora come trattare una traccia. Io ho precedentemente scaricato una traccia così registrata, in modo da vedere come utilizzare uno dei filtri, forse il più importante, quello che a noi almeno serve. Vediamo, apriamo questo. Ecco, io prima ho registrato dal nostro ricevitore web-based shortwave, e questo è quello che ora sentiamo. Questo è quello che ho registrato. Allora, supponiamo di voler pulire per esempio il rumore, e come potete vedere. Ok, allora vediamo come utilizzare uno dei filtri di Audacity, forse tra quelli più importanti per noi. Qui abbiamo una traccia audio precaricata, facendo finta di averla registrata, cioè facendo finta, l'ho registrata effettivamente dalla nostra radio SV web-based, e vediamo come per esempio eliminare il rumore. Il rumore, come possiamo vedere dalla traccia, è presente su tutta, come possiamo vedere dalla banda, è presente su tutta la traccia audio. Cerchiamo di eliminarne quanto più possibile. Vediamo come si sente. Ecco, come vedete, è molto disturbata. Proviamo a eliminare. Allora, selezioniamo una parte e andiamo su una parte del file, andiamo sul filtro che ci interessa, che è quello di rimozione rumore, e gli diamo la possibilità di elaborare il profilo rumore. In questa maniera lui cerca di capire, il programma cerca di capire qual è il rumore da eliminare. Dopodiché andiamo su modifica e selezioniamo tutta la traccia, ritorniamo su effetti, su rimozione rumore e diamo l'ok ad anteprima. Ecco, già diventa accettabile. Ora sta a noi giocare con questi pulsanti, con questi switch, per aumentare o diminuire i decibel, gli hertz o il tempo di attacco-rilascio in secondi. Dobbiamo fare diverse prove fino a quando non troveremo quello a noi più adatto. Per cui, dopo aver cliccato su elimina, diamo l'ok e avremo l'elaborazione. Ecco parte del rumore che è stato tolto. Proviamo a vedere come si sente. Come potete sentire, buona parte del rumore è stato eliminato.
bisogna continuare così prima di trovare la situazione ottimale. Prendiamo ora invece il caso, facciamo finta che noi si voglia utilizzare questa parte perché in questa sezione abbiamo sentito qualcosa che ci possa interessare. Allora la prima cosa da fare è provare a dare enfasi al tono, amplificare quella voce per ascoltarla meglio. Per cui andiamo sempre da effetti e clicchiamo su amplifica. Dopodiché dobbiamo giocare con lo switch dei decibel. Anche qui bisogna fare delle prove. Proviamo a amplificarla a 14,5. Diamo consenti il clipping e clicchiamo su anteprima. Ecco, già abbiamo sentito che è notevole, per cui possiamo dare l'ok. Guardate, dalla banda si vede come è stato amplificato. Ora proviamo ad ascoltare. Come potete vedere, l'amplificazione è stata notevole, per cui possiamo proseguire e vedere come fare per ottenere migliori risultati. Poniamo il caso che la voce in questione sia troppo veloce, come in effetti spesso accade, per cui sempre da effetti possiamo giostrare o col tempo o con l'intonazione, oppure con ambedue. Proviamo a cambiare il tempo, per cui sempre selezionando la porzione di brano che ci interessa, sentiamo prima l'anteprima ed è quella, e poi proviamo a giostrare. Ecco che ora abbiamo avuto un notevole rallentamento. Già possiamo renderci conto che la voce in questione abbia pronunciato la parola life, almeno così pare. Per cui giocando con questi switch, modulandoli, possiamo ottenere sempre un risultato migliore. Ora sta a noi vedere come. Diamo l'ok, se diamo l'ok otteniamo il rallentamento. Andiamo a riascoltare. Ecco qui. Questi sono solo alcuni degli esempi. Di effetti ce ne sono tantissimi e tanti altri se ne possono caricare. Io vi consiglio sempre di andare a dare un'occhiata sul sito di Audacity, per vedere quali e come fare per caricarli. È molto semplice, basta scaricare gli effetti e andarli a caricare nella cartella plugin, dell'installazione che avete effettuato sul vostro computer. Sul sito di Audacity ci sono tutte le spiegazioni e sono molto chiare. Anche perché sono in italiano, tenete presente che i migliori plugin e le migliori spiegazioni si trovano sul sito di Audacity in lingua inglese, per cui io faccio di solito riferimento a quelli, per cui vi consiglio di fare altrettanto. E grazie a tutti. Solamente ribadire un piccolo concetto che è molto importante. Potrebbe capitare che registrando con Audacity non riusciate a registrare sia voce che suoni provenienti dal PC. Abbiamo già visto prima i settaggi. La cosa molto importante da tenere presente è questa. Quando andiamo sulla nostra scheda audio, come abbiamo visto prima, e andiamo non in registrazione ma in riproduzione, clicchiamo col tasto destro su altoparlanti e su proprietà, andiamo su livelli e ci dobbiamo accertare che tutte queste spunte siano effettivamente attivate e che non ci sia adesso.
In questo caso, come avrete potuto sentire, noi non registreremo sia i suoni del PC che il microfono, cioè la nostra voce, ma registreremo solamente i suoni provenienti dal PC. Per cui questo è un tip molto importante da utilizzare se quando noi andremo a registrare dalla nostra radio web-based, cliccando su questa icona, noi avremo la certezza assoluta che solamente i suoni provenienti dall'interno del PC vengano registrati e che non ci siano interferenze.